Perugia-Brescia 0-2, il campionato di Serie B riparte con una sconfitta casalinga per i Grifoni, un gran bel Brescia, chiedo a Mario Mariano insieme a Daniele Sborzacchi per Umbra24.it, e spugna meritatamente il culo. Ah sì, il Brescia già nel primo tempo aveva dimostrato di essere nettamente superiore nel palleggio, nell'assetto tattico, nella sicurezza con la quale ha affrontato la partita. Il Perugia disperso tatticamente non si è ritrovato, ha fatto un forcing di 10-15 minuti nella ripresa, massimo sforzo con risultato minimo, quindi il punteggio non fa una piega. Molto è dipeso anche da un Verre sicuramente non in grandissima giornata, sappiamo che molto comunque dei destini del Perugia soprattutto in avanti dipendono dalle giornate del suo fantasista. In generale però la squadra è stata veramente poco incisiva per scalfire le sicurezze di una squadra, il Brescia in serie utile da 7 partite. Ma io direi oltre Verre tanti altri non sono stati all'altezza, diciamo che sono quasi tutti insufficienti, per trovare qualche sufficienza bisognerà faticare. È una squadra che ci si aspettava di più, perché è vero che aveva perduto nettamente a Cremona, ma nella fase diciamo del girone d'andata aveva giocato, ha espresso un buon calcio, quindi ci si aspettava una partita almeno più combattuta e molto più decisa sotto il profilo dell'impegno agonistico e anche sotto il profilo tattico. Si è tornati indietro. Ecco, Perugia che ha anche costruito molto meno del solito in attacco, soprattutto nelle partite interne in cui i Grifoni dimostrano di avere sicuramente più fiducia. Hai parlato di qualche voto, anticipa ai lettori di Umbra 24 qualche giudizio che troveranno sul tuo pagellone. Ti chiedo ad esempio Sadiq, la sua prestazione, il suo debutto. Io gli darò 6, perché Sadiq si è impegnato, ha difeso molto bene il pallone, certo ne ha anche sbagliati di passaggi, è un giocatore lento, è un giocatore particolare, forse appartiene ad un calcio un po' superato, però è uno che porta chili in area di rigore, tutto sommato è tra i pochi secondo me che si può salvare. Ultima cosa, il voto di Nesta. 5 più, perché anche sul finale la cosa che ha lasciato sbigottiti, come un rinforzo che pure non è stato impiegato, parliamo di Falserano che non è stato impiegato molto a Venezia, farlo debuttare negli ultimi 5 minuti più i 4 di recupero, 9 minuti, mi è sembrato veramente una cosa un po' fuori luogo. È tutto, Perugia 0 Brescia 2, da Renato Curi, Mario Mariano, Daniele Sborzacchi, assistenza tecnica di Manuel Guerrini.